L'emendamento presentato al collega dello scritto, che era un emendamento di buon senso, perché noi abbiamo chiesto, lì ci sono dei ragazzi, mi possono capire più di chi ha qualche anno in più, noi abbiamo chiesto semplicemente che si istituisse un canale YouTube, che è la piattaforma libera che consente a tutti di avere accesso non solo alle informazioni, ma alle informazioni visive e quindi agli interventi, allo svolgimento del Consiglio Comunale. Cioè significa mettere nelle condizioni tutti i cittadini casertani che non si possono recare fisicamente in Consiglio Comunale di poter vedere una diretta del Consiglio Comunale da un canale istituzionale e non da un canale che Giampiero Zinzi o qualcun altro decide di aprire autonomamente. Il canale YouTube esiste in Regione Campania, esiste per la Camera dei Deputati, esiste per il Senato della Repubblica. Noi prendiamo atto del fatto che la maggioranza, inspiegabilmente, vorrei capire perché, non vuole che il Consiglio Comunale, che dura ore e da cui si possono estrapolare interventi, sia visibile e fruibile a tutti i cittadini del mondo. Io ritengo sia un atto, una decisione figlia di un atto di civiltà, e quindi se non si realizza un atto di civiltà, secondo me questo è un voto che dimostra tutta l'inciviltà di chi sceglie di non consentire ai cittadini di visionare per intero i consigli comunali. Motivo per cui, nonostante noi abbiamo collaborato e abbiamo provato a dare una mano come ci eravamo impegnati a fare, siamo alla dichiarazione di voto, noi usciremo dall'aula. Anche sulla richiesta della modifica dello statuto. Esatto, noi usciremo dall'aula perché riteniamo di non poter condividere né l'approccio né l'atteggiamento e soprattutto fate un passo indietro rispetto alle cose dette e soprattutto rispetto ad una volontà che è di tutti, fare le cose di buon senso per la città. Allora, la dichiarazione di voto del centrodestra è chiaramente una dichiarazione esplicita, però vorrei che voi iniziaste a riflettere sui vostri comportamenti, perché a partire dalle cose che contano, fino ad arrivare alle cose che per voi contano poco, ma hanno un significato pregnante dal punto di vista politico, è giusto che iniziate a fare delle riflessioni, per cui noi non parteciperemo al voto finale, il regolamento così com'è ve lo voterete da soli, però è un brutto segnale che date all'Aula e alla città.